Sono Marco Bertozzi, curatore con Anna Villari e Leonardo San Giorgi di Studio Azzurro della mostra Fellini 100. Siamo qui per un tour virtuale all'interno di alcune sale della mostra. Ecco, ci accolgono subito Marcello e Anita in una delle scene clou della storia del cinema all'interno della Fontana di Trevi, nella Dolce Vita. E poi vedete, stiamo entrando all'interno del Cinema Fulgor, anzi di una serie di cinemini Fulgor, allestiti per illustrare la vastità iconografica dell'impresa felliniana, o meglio come Fellini si nutrisse di cinegiornali, documentari, servizi televisivi, pubblicità, per mettere in forma i suoi film e come a sua volta tutto il paesaggio mediale dell'Italia di quei decenni venisse poi influenzato dalla forza creativa di Federico Fellini. Ora vediamo questa sala dall'alto per poi entrare all'interno della fortezza delle emozioni. Ecco, guardate questi volti magici che ci scrutano, sono dei primi piani. Abbiamo deciso di lavorare sui primi piani proprio per illustrare la fotogenia del cinema felliniano, la forza dei volti dei suoi attori, dalla Masina alla Cardinale, dalla Ekberg alla Milo, così come Marcello Mastroianni, piuttosto che Paolo Villaggio, Leopoldo Trieste, Roberto Benigni. Quindi una carrellata fra i volti in primo piano dei grandi attori felliniani. Qualcosa che ci accompagna nella costruzione di questa grande mitologia del cinema del Novecento e che abbiamo voluto concludere con un primo piano di Giulietta Masina al termine delle notti di Cabiria, quando appunto guarda in macchina, ci guarda con uno sguardo incredibile che sembra preannunciare un cambiamento nel cinema di Federico Fellini verso una autoriflessività che dalla Dolce Vita in poi manifesterà pienamente. Ecco, ora vediamo i quaderni di appunti su cui Nino Rota annotava le indicazioni e le idee che venivano nella sua collaborazione con Federico Fellini osservando i premontati, dunque il processo creativo in atto, potremmo dire, che dava luogo poi a quelle mirabili composizioni che tutti conosciamo e dava luogo anche ad una industria discografica che partiva da ogni film di Fellini per realizzare 33 o 45 giri. E ora invece stiamo entrando all'interno dei costumi felliniani, realizzati in particolare da Danilo Donati per i film Roma e Casanova. Per il Casanova di Fellini, Danilo Donati ebbe il premio Oscar, nonché tanti altri premi in Italia e all'estero per questi costumi veramente meravigliosi, che spesso nascevano anche da delle idee, dagli schizzi di Federico Fellini stesso, che come sapete era un abilissimo disegnatore. Ora stiamo attraversando questa sala piena di costumi meravigliosi, potenti, alcuni anche bizzarri, e ci stiamo inoltrando all'interno di alcuni materiali offerti dalla Fondazione Sioni in Svizzera, che riguardano il Casanova di Federico Fellini, quindi il piano di lavorazione, quindi la sceneggiatura, quindi lo grande specchio che è nel film. Ecco, ora stiamo entrando lentamente all'interno del più grande libro d'artista del Novecento, che è il libro dei sogni di Federico Fellini. Il libro dove il regista annotava i suoi sogni, sia coi disegni che con degli appunti, e che inizia a scrivere dalla frequentazione dello psicanalista junghiano Bernard dall'inizio degli anni 60 in poi. Ecco, questo è un piccolo tour in alcune sale della mostra, ma arrivederci al Museo Internazionale Federico Fellini, che nascerà da dicembre 2020 all'interno della Rocca Malatestiana, del Cinema Fulgor e del percorso che collegherà i due edifici. Arrivederci, a presto.